Buonasera amici del Bar Capri. Questa sera per il nostro ciclo di arti visive, ospite della serata è Maria Rosaria Botta. Con la sua personale controsentimento epocale, la forma è oltre. Prima di fare iniziare questa chiacchierata, ho piacere di leggervi due righe che so che sono piaciute anche a lei, per questo mi permetto di citare questi versi. Dinamicità e luce, i due elementi forti di questa pittura, decisa e non priva di particolari. Maria Rosaria Botta racconta l'attesa emotiva, il tempo che passa e la tentazione di andare via, agire, con un panorama quasi fuori fuoco, vertiginoso. Onde di rosso e nero si infrangono intorno alle figure, prendono vita e raccontano la femminilità così com'è, senza mezze misure, senza essere mai volgare, quasi come una decadente visione ottocentesca. La bellezza non va nascosta. Questa l'ha scritta Vito Vangieri. Perché? Partiamo proprio dal titolo di questa personale, che è appunto Controsentimento epocale. Controsentimento epocale è un'idea che mi è venuta così perché ritengo che viviamo nell'epoca del controsenso. Quindi, movimento del controsenso nell'epoca in cui viviamo. Contromovimento, controsentimento epocale. Questo. Grazie, io sono emozionata, hai ragione, no, figurati. Controsentimento, quindi tutto e niente. Tutto e niente, ma è proprio quello che stiamo vivendo. C'è il controsenso, si espone arte, magari si dà spazio a quello che non è arte, oppure ciò che vediamo per televisione, ciò che ci racconta la politica, la povertà e la ricchezza. Quel grande diverbio che c'è tra una cosa e l'altra, cioè tutto il contrario di tutto. Si parla di cultura e poi non si fa cultura, si parla di un libro e poi non c'è nessuno lì ad ammirare, ad applaudire, a leggerlo, magari lo comprano poi non lo leggono, si passa davanti a un quadro e non si guarda. Questo è il controsenso. Non siamo più abituati, forse, non ci vogliono così abituati, probabilmente. Viviamo proprio in quest'epoca, forse sono pessimista in questo, ma è la più barbara dell'epoca. Beh, un'osservazione che io assolutamente condivido, devo dire la verità. Ho guardato, conoscevo già le tue opere, ti stimo come pittrice già da tanti anni e quindi conoscevo alcune di queste opere che tu hai portato qui stasera. Alcune appunto, come ti dicevo, le conosco, altre invece per me sono totalmente nuove. Conoscevo quelle delle ombre, dei rossi, di questi contrasti molto passionali che secondo me un po' ti rispecchiano per come sei donna, sensuale, raffinata. E poi però mi sono ritrovata, no, questo tuffo in questi azzurri, quasi questi colori di fiume, un colore e quindi volevo capire come c'è stato questo passaggio, no, dal caldo del fuoco, possiamo dire, passionale all'azzurro, sì, delle radici. Poi però le radici le ritengo calde, già quei marroni sono caldi comunque. Ma l'azzurro è la mia ricerca, proprio la ricerca di quell'azzurro fiume, di quell'acqua ferma, l'acqua, non lo so il perché, non lo so spiegare questo, come non so perché ricerco le donne e perché scelgo il rosso, io questo non lo so, è un mio linguaggio, il mio modo di esprimermi. E avrei chiesto anche le donne e l'eros per te, no? Quanti vedono... Tipo lei, Magnolia, tanta forte sensualità che sfocia quasi in una sessualità, ma io ritengo soltanto di avere tirato fuori la bellezza, la purezza, io ci vedo purezza. Pure per me, come ha scritto anche Vito, c'è cioè una bellezza che si esprime, ma per quello che è, non è volgare. No, la volgarità io non la vedo, tanti la potranno vedere, ma... frase fatta, il peccato sta negli occhi di chi guarda. Questa mi piace tantissimo, vero, verità assoluta. E invece ti volevo anche chiedere un'altra cosa, siccome so che oltre ce lo siamo anche dette oggi pomeriggio durante l'allestimento, sei una donna che ama
diverse cose, oltre alla pittura, anche la musica. Quando dipingi, questa è una mia curiosità, chi sei innanzitutto? Come dipingi, siamo per te un momento di liberazione e poi nel frattempo che musica ti piace ascoltare? Io amo molto il barocco, musica classica, ma nello specifico il barocco, mi piace tantissimo, mi esalto. Con quella musica dipingo, non solo il barocco, ma anche il cantato di Vivaldi, di alcuni pezzi di Vivaldi. C'è un cantante, Filippo Jaruzelski, che è un sopranista e io lo adoro. Niente, voglio dire, è meravigliosa. Tutta questa meraviglia noi la vediamo nelle tue opere meravigliose. Ultima domanda, dove rette la tua attenzione adesso? Come continuerà il tuo percorso? Hai un'idea oppure c'è ancora una sospensione? Ce l'ho un'idea, perché devo fare un lavoro per il mio caro amico. E lui con me cerca quell'acqua e io sto ancora alla ricerca di quell'acqua perché non l'ho raggiunta ancora. Quello specchiarsi nel profondo dell'acqua. Ora cerco quello. Vorrò sapere, poi ti chiederò assolutamente. Io ti voglio ringraziare, grazie davvero Maria Rosaria, è stato un piacere, grazie mille. Grazie, un onore per noi veramente. Grazie a tutti, io ovviamente vi lascio nelle buonissime mani del maestro Carmine Cataldo, Stefano Tatafiore alla batteria e Domenico Andrea al basso elettrico. Buona arte e buona musica a tutti.